cosa è uscito da questa cloaca massima? Un disgusto perché i partiti fanno finta di nulla, come se questa indagine non esistesse, come se questa indagine che coinvolge tutta Roma, le municipalizzate, le cooperative, la politica a tutti i livelli, destra, sinistra, il presidente dell'aula, un assessore, consiglieri della precedente consigliatura, dell'attuale, attuali consiglieri regionali, non esistesse. Quindi loro stanno là dentro, che fanno? Si scelgono le loro poltroncine, fanno le loro nomine, il presidente dell'aula, i vicepresidenti. Noi abbiamo fatto una richiesta molto coerente al prefetto dicendo dall'indagine sussistono elementi tali per cui questo comune deve essere sciolto. Nelle more di questa decisione abbiamo detto, abbiamo assunto l'impegno solo ed esclusivamente a presiedere quest'aula in forma e per garantirne la legalità, fare un presidio di legalità e trasparenza. Ovviamente ce l'hanno negato, quindi abbiamo abbandonato l'aula, siamo scesi in mezzo ai cittadini al posto nostro. I passi successivi sono innanzitutto attendere questa decisione prefettizia, secondariamente veramente esigere, come già abbiamo fatto, la commissione trasparenza. Se non ce la daranno veramente non avrà più senso partecipare a questa istituzione. Con la commissione trasparenza vorremmo far luce su tutti questi appalti. Loro hanno paura di questo, non ce l'hanno data la prima volta, questa volta veramente ci imporremo. Ciao.